Solide. Cos'è il Giorgio Solide? Allora, siamo alla terza edizione, con grande orgoglio diciamo di essere già alla terza edizione di questa competizione tra cori di differenti religioni, di diverse culture, e sottolineo il fatto che sia una competizione, quindi una gara, perché quello che ci piace è l'idea che non siamo qui soltanto per esibirci, ma proprio per competere, e la cosa bella è poter competere in modo bello, stando insieme, senza conflitto. Questa è un po' la sfida del Chorus Contest. Ecco, volevo ricordare che i cori vincitori delle due categorie Under 19 e Over 20 riceveranno in premio una donazione pari rispettivamente a 300 e 500 euro per finanziare un progetto che il coro presenterà prima di esibirsi. Inoltre, ogni componente del coro riceverà un ingresso omaggio al Museo dei Popoli e delle Culture di Latina. Il premio è giudicato offerto dai volontari dell'animazione missionaria della Mandorla. Negli ultimi due anni i premi sono stati utilizzati. Il primo anno hanno vinto gli Anna Angels, che partecipano anche quest'anno, e hanno ristrutturato l'organo della loro chiesa. Mentre il secondo anno ha vinto la Corale Luigi Sala, che ha deciso di dare il premio agli Allegro Moderato, che erano arrivati secondi e che erano un coro misto con ragazzi gialli, i quali hanno comprato delle attrezzature salienti. Ha cantato poco fa, che ha organizzato e promosso questo evento insieme all'Ufficio Mondialità del PIME, che è dove ci troviamo. Ma sicuramente sei vicino a quel cuore, il fondatore del Gel Rosso. Un applauso per te.